portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Amici Verdi di Rabbia, ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di vita da cani. Ce ne sono alcuni più fortunati, amati e coccolati da una famiglia, e altri che invece non hanno la stessa sorte. Siamo nella zona industriale di Bari, al nuovo canile comunale di Via dei Fiordalisi. They say everything's beautiful when it begins. La struttura, completata nell'aprile del 2013, è diventata il rifugio per moltissimi cani di proprietà del comune di Bari. Solo che nonostante la spesa di 2.800.000 euro per la realizzazione, non tutto va come dovrebbe. Ad operare nella struttura vi è l'associazione Cani Abbandonati. Questa riceve dal comune un contributo per ogni singolo cane, tenendo presente che, come detto, i cani appartengono al comune stesso. Solo che questa cifra non è mai sufficiente per far fronte a tutte quante le spese, come quelle per il veterinario, quelle per il cibo e anche quelle per pagare la struttura stessa, che è di proprietà del comune di Bari, che riceve dall'associazione un fitto. Pensa un po'. Originariamente la nuova casa dei cani randagi doveva essere realizzata a Palese, solo che il progetto poi è stato cambiato e questo ha comportato anche dei problemi nella realizzazione. Le cucce che vedete alle mie spalle presentano dei gravi limiti. Per esempio, il fondo dovrebbe essere in cemento, invece in questa maniera i cani scavano delle buche e si procurano delle ferite. Le pareti divisorie dovrebbero essere fatte con delle superfici non porose, invece in questa maniera le zecche possono depositare al loro interno le proprie larve. Ma il problema più grave c'è quando piove, perché gli scogli e le pendenze non sono stati fatti a regola d'arte, quindi le cucce si allagano, i cani sono costretti a dormire nell'acqua. Perché una struttura che non ha neanche un anno di vita presenta già tutte queste carenze strutturali? E quale sarà il destino di questi animali con le prossime ondate di pioggia? A queste domande noi attendiamo delle risposte, sperando che questo non rimanga un guaito d'aiuto inascoltato. Amici di Verde di Rabbia, un saluto dalla vostra fotoreporter Nicole. Oggi vorrei mostrarvi come a volte, purtroppo, la vita di alcune persone possa diventare davvero molto complicata, anche nei piccoli gesti quotidiani. Bari purtroppo è una città difficilmente accessibile per i disabili, infatti ci sono strade dove i marciapiedi sono privi di scivoli di accesso, mentre in altri casi sui marciapiedi sono piantati pali, alberi o semafori che rendono ovviamente impossibile il transito delle sedie a rotelle.
Un altro aspetto su cui focalizzare l'obiettivo riguarda l'accesso agli scivoli, che soprattutto dopo le abbondanti piogge autunnali risultano inaccessibili. Altre volte invece, nonostante gli scivoli ci siano, risultano allo stesso modo impraticabili a causa di qualche barese un po' indisciplinato a cui piace parcheggiare la propria auto proprio davanti agli accessi. Focalizziamo adesso la nostra attenzione sui percorsi per i non vedenti, che sono stati realizzati prevalentemente nelle zone centrali, cosicché per un non vedente avventurarsi nelle zone periferiche o anche semplicemente in altri quartieri di Bari risulta davvero molto rischioso, per non parlare poi dei semafori senza segnalatori acustici, oppure degli oggetti che sporgono dall'alto e che quindi non sono rilevabili con il bastone bianco e possono quindi creare spiacevoli incidenti. Sono in compagnia di Paolo Petrosino, vicepresidente dell'associazione pugliese APATE. Paolo, quali sono le difficoltà che ogni giorno un disabile deve affrontare a Bari? Principalmente sono le barriere architettoniche e i parcheggi. Le barriere architettoniche, strano a dirsi, ma ancora oggi abbiamo dei grandissimi problemi per non trovare scivoli o posti per i disabili liberi. Gli scivoli sono una cosa ormai, se si va in giro per l'Italia si trovano scivoli adeguati, qua ancora a Bari abbiamo proprio dei problemi di inclinazione elementari proprio che chiunque può vedere per strada. Basterebbe solo un po' più di coinvolgimento delle associazioni da parte del comune per trovare una soluzione, perché noi siamo gli usufruitori principali e quindi alla fine potremmo dare anche un contributo importante per la loro realizzazione. Secondo le norme vigenti, tutti gli edifici, sia pubblici che privati, dovrebbero essere accessibili anche per coloro che hanno scarse capacità motorie. Secondo te perché questo non avviene anche negli edifici nuovi? Sono i controlli, è sempre quello. Ora non so, molte volte sai, dire anche al comune dovete controllare, le finanze sono quelle, quindi personale anche, però sicuramente prima di dare un'agibilità a una nuova struttura, basterebbe un semplice controllo per vedere se è stato fatto tutto a norma, si risolverebbero tanti problemi. Molte volte si dà prima l'accessibilità e poi si va a controllare e si trova già un diciamo papocchio bello e pronto. Anche con i negozi è la stessa cosa, cioè si aprono negozi con scalini, senza, non lo so, cioè basterebbe solo veramente pochissimo, un semplice controllo, un po' più di collaborazione si risolverebbero, ma anche per gli esercenti stessi, perché poi si ritrovano multe, si ritrovano problemi di chiusure, perché anche il comune non ha fatto il suo dovere. Cari amici verdi di rabbia, un saluto dal vostro friki surgelato Watch. Quest'oggi, cari amici, ci concentreremo sulla raccolta differenziata, sì, della carta e del cartone. Venite con me. E allora, cari amici, se non lo sapevate, ve lo dico io. Bari si trova al quinto, sesto posto in Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata della carta. Sì, cari amici, nonostante i baresi, che sono una massa da capa tost, siamo riusciti ad arrivare nelle prime posizioni in Italia. Nonostante questo, però, vi darò qualche piccolo consiglio per migliorare la vostra raccolta differenziata. Venite con me. E allora, cari amici, i consigli. Imballaggi come questo. I tipici cartoni che possono servire ai negozianti per conservare il materiale o per avere materiale in casa vanno conferiti. Se si tratta di negozi, per esempio, che vanno dalla tangenziale verso il mare, vanno conferiti alle 20:30, 21, quindi all'orario di chiusura, vicino ai bidoni.
Mentre invece, per tutti gli altri negozianti che si trovano con le loro attività al di qua della tangenziale, quindi per intenderci nella zona di Enziteto, Catino, Palese, eccetera, eccetera, vanno conferiti all'orario di chiusura pomeridiano, quindi intorno alle 13.30-14, perché infatti l'AMIO fa due recuperi in orari differenti. Come si fa? Ve lo spiego subito. Dovrete riporre vicino ai bidoni della carta, così come ho fatto io, in maniera ordinata e senza che vengano contaminati da altri tipi di rifiuti o che vengano bagnati dall'acqua. Questo è un particolare molto importante e vi spiegherò tra un po' perché. Finito. E allora, cari amici, dicevamo che la raccolta della carta e del cartone deve essere fatta in modo tale che questo materiale arrivi il più possibile puro. Infatti, cari amici, è consentito un massimo del 5% di impurità per quanto riguarda il conferimento di questo materiale. Solitamente le impurità si trovano negli imballaggi, soprattutto quelli domestici. Infatti, se comprate un televisore, un tostapane, solitamente vi trovate delle fascette, della plastica. Ecco, questo materiale va conferito differentemente in appositi contenitori che non sono quelli della carta, perché altrimenti altererebbero il contenuto e la carta e il cartone non andrebbero più nelle fabbriche del riciclaggio ma all'interno di semplici discariche. Un'accortezza, cari amici: gli imballaggi di natura domestica, quindi quelli che normalmente sarebbero i più contaminati, non sono sottoposti ad orari e a legiferazione in merito, infatti possono essere conferiti tutte le ore del giorno. Pertanto, cari amici, dovete essere voi già a casa a fare una prima differenziazione, quindi a separare la carta, il cartone, da tutti gli altri tipi di materiali, conferendoli in diversi bidoni. Mi raccomando, se non siete sicuri, c'è sempre il bidone dell'indifferenziato. In questa maniera qui non rovinerete la raccolta differenziata degli altri, che magari sono stati più attenti di voi. E allora, cari amici verdi di rabbia, non serve essere supereroi per essere bravi a fare la raccolta differenziata. Basta essere semplicemente cittadini attenti. Un saluto dal vostro Freaky Watch. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.